quella della famiglia, Aurelia. Quella lì ha il cuore di ghiaccio. Cioè, ha provato a uccidere suo fratello. Ti rendi conto, il fratello? Comunque, ci stiamo avvicinando alla grande cripta. Chiunque l'aprirà diventerà la creatura più potente dell'universo. Ti piacerebbe, super fan? Essere la stella più brillante di tutto il firmamento? Sentire una galassia di fanatici gridare il tuo nome? Ecco, non succederà! La grande cripta aspetta a me! Non sei in grado di gestire un simile potere! Io, invece, sono nata per quello! Calma, calma! Odio combattere. Sono più un intermediario. Per di qua, cacciatore. E io sono Clay. Siamo qui per far scoppiare una rivolta della Jacobs, pare. Ti va di dirmi con chi sto lavorando? Clay, ci siamo incontrati una volta su Junpei 7 durante un lavoretto. Dall'ingresso principale non si entra. Forse conosco una strada alternativa. Seguimi. L'esperienza mi ha insegnato che una resistenza ha bisogno di due cose: speranza e armi. Ma soprattutto armi. L'obiettivo è liberare la città, scoperchiare l'armeria e restituire a Jacobs quel che è di Jacobs. Non so cosa ti ha detto di me Wainwright, ma non ha più importanza. Abbiamo una città da liberare e dei banditi da fare fuori. Sempre il migliore. Ah, e vai! Banditi in vista, cacciatore. Fammi vedere cosa sai fare. Goditi i tuoi ultimi respiri. Sparare. Vive la Resistance! Il deposito dovrebbe essere da questa parte. Deposito di armi trovato. Ma come si entra? Dovremmo forzarlo, temo. Ci penso io. Tu libera più sostenitori della Jacobs che puoi. Hanno catturato un maestro armaio. Mio! Schiamo da... Fammi sapere se lo trovi. Per la resistenza! Non è mica gratis la libertà. Costa più di tante altre cose. Questa è quella che i cervelloni chiamano filosofia. È il nostro momento! Il secondo nome è Ferocia. Zain Ferocia Flesh. La speranza sgorga eterna. Ho letto su una lettera d'amore. Ha ucciso un uomo fortunato quel giorno. Torna pure al deposito di armi. Ci sono quasi. Di qua non si passa, però. Potrebbe servire un incoraggiamento, per così dire, balistico. Ottimo lavoro, cacciatore. Hai trovato Dalton l'armaiolo? Zero. Solo qualche lealista o roba del genere. Merda, dobbiamo trovare Dalton. Ma prima dobbiamo entrare in questo deposito d'armi. Una cosa alla volta. Gran colpo! L'elettricità è come uno stallone selvaggio, è sempre meglio non pisciarci sopra. Questo dovrei prendermi in parola, cacciatore.
Quello è l'arsenale personale di Dalton. Ma non riusciremo a entrare senza il maestro armaiolo in persona. Provo a localizzarlo. Coprimi il culo mentre cerco Dalton. Vale a dire, occhio che non mi ci spari nessuno. Le parole sono meno precise dei proiettili, ma nelle mani sbagliate possono essere altrettanto letali. Al saloon! Riempiremo i nostri calici con sangue di bandito! Totale incompetenza. E allora non farlo? E il motel brulica di banditi. Liberiamo qualche stanza. Non ti spaventa un combattimento, vero? E qua. Dal nulla. Comunque possono pur sempre sanguinare. Facciamoli vedere come. Te la cavi bene, quello è l'ultimo. Ho parlato troppo presto, tieni il dito sul grilletto. Vediamo come te la cavi contro i miei fratelli e sorelle di livello Eridium. Non abbandonarci. Diavolo banditi! Sparo verso l'alto alla gente! Fratelli e sorelle! Uccidete gli eretici in nome di Calypso! La grande cripta ve lo chiede! Guarda che apertura alare! Non avvicinarti! A te l'onore, cacciatore della cripta! La città è nostra. Devo riconoscertelo, cacciatore. Ci sai proprio fare. Ma non abbiamo ancora finito. Sembra che gli FDC abbiano rapito Dalton. Lo tengono sull'isola in una roccaforte chiamata Fort Sunshine. Io resto qui a difendere la città. Tu vallo a liberare. Anche Dalton lavorava per il padre di Wainwright.
armaiolo personale di Montgomery Jacobs. Fabbrica le migliori armi da fuoco del pianeta. Non possiamo permettere che cadano in mano degli FDC. Liberiamolo. Ti starai chiedendo come Aurelia Hammerlock sia finita con i figli della cripta. Prima dell'invasione ho scoperto che stava spiando suo fratello. È stata lei a dare ai Calypso tutto quello di cui avevano bisogno per attaccare di sorpresa Eden 6. Aurelia ha persino detto di sapere dove fosse la chiave della cripta, ma mentiva. Alcuni segreti non si possono comprare, neanche con tutto il denaro dell'universo. Salvare l'armaiolo che hai rapito. Dai, fai quel tuo trucchetto, quello del teletrasporto. Sì, certo! Ma perché voglio farlo? Non perché me l'hai chiesto tu. Come vuoi, ora fallo e basta! Stronzo. Dovete trovare! Qua non si va, Clay. Dunque, che si fa? Proviamo per di là? E di noi che ne sarà? Mi sa che dovremo trovare un altro modo per entrare. Da un'occhiata in giro. C'è una vecchia vedetta da quelle parti. Potrebbe esserti utile. Ah, il predone è ancora vivo. Forse avrei dovuto consacrarne altri della famiglia. Quello sì che è vero potere. Ricordami perché ti ho lasciato vivere tutti questi anni. Dai, tu, non fare così! Ci stiamo divertendo! No? Ed ecco che se ne va. Trovato niente, cacciatore? Magari possiamo sfruttare quel carroponte. Buona idea. Funzionerà. Purtroppo però non sarà facile arrivarci. Dovrei passare per la segheria dove c'è una massiccia presenza di FDC. Farò in modo che quando arrivi la porta sia aperta. Farti largo combattendo per raggiungere quelle gru. Ci deve essere una piattaforma di carico da quelle parti. Vattene prima di fare una cosa. Ci sono ancora parti. Sogno è sempre stato farti trasportare in modo innovativo eppure tremendamente pericoloso. Oggi è il tuo giorno fortunato. Salta su uno di quegli affari e risali i binari fino a raggiungere Fort Sunshine. Mi basta un colpetto. Il vecchio è mio. Ci
male da lassù. Solo perché ti stai intrufolando in una tremenda isola prigione non vuol dire che non puoi goderti le piccole cose, no? Devi perdonarla, Tai non è abituata a condividere la ribalta. Vedi, i nostri genitori dovevano tenerla d'occhio in continuazione. Aveva il vizietto di prosciugare tutto quello che toccava. Poi nostra madre è morta, in un certo senso per causa sua. Da quel momento papà decise che non avremmo mai dovuto allontanarci da lui. Non l'ha mai detto apertamente, ma considerava Tairin un mostro. Mentre io ero solo un tipo, ecco, un po' bizzarro. Decidemmo di mollarlo e venire su Pandora. Quel vecchio rincoglionito non ha mai capito una cosa: che con un eco stream anche un tipo bizzarro può diventare una star. Una volta che avrai saltato, ti toccherà farti largo a suon di proiettili. Quegli FDC rinunceranno ai propri prigionieri con lo stesso entusiasmo con cui un Grog rinuncerebbe a un bel pasto di ossa umane. È ora di saltare! Buona fortuna, cacciatore! Uccidere i predoni della cripta! Tipo... i crampi da grilletto. Grazie, cacciatore. Quei bastardi volevano obbligarmi a creare armi per loro. Ma renderli ancora più pericolosi è l'ultima cosa che voglio fare. Le armi Jacobs non sono mica per tutti. Prendi questa. È il mio arsenale personale. Prendilo. Solo, vabbè, non chiedermi dove la tenevo. Tornerò a Reliance. Ci vediamo là, cacciatore. Liscio come l'olio! È un piacere riavere Dalton sano e salvo. Passa di qua per la tua ricompensa. Ricordati di aprire l'arsenale di Dalton. Te lo sei meritato. Ottimo lavoro, cacciatore. Efficiente come sempre. Così ha inizio la resistenza. Sarò sincero. Ho girato tutta la galassia e visto la mia parte di orrori e violenze. Ma quei gemelli Calypso e i loro seguaci sono su un altro livello. Qualcuno deve fermarli.
E ho come l'impressione che quel qualcuno sia tu. Ci si vede, cacciatore della cripta.